Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Data Sims e oggi altro video in collaborazione con le Plumbob Land. Sigla! Allora, per questa festività io e la mia amica abbiamo deciso di creare una collaborazione a tema. Abbiamo creato una ruota, dentro questa ruota ci abbiamo messo tanti dolcetti e scherzetti, ce la siamo scambiata e in base a questi dolcetti e scherzetti che usciranno dobbiamo creare un sim. A me è arrivata la ruota di Turtle Turtle Alpha Omega. Vi lascerò sotto in descrizione tutti gli orari di tutti i video delle mie amiche che usciranno. E cominciamo. Allora, Turtle Turtle mi ha mandato, oltre alla ruota, questa frase che mi piace tantissimo. E dice, vediamo se capite che sim occulto devo creare. Dice, non importa cosa il destino e la casualità hanno deciso per me. Il sangue è e sarà sempre il mio nutrimento. Raga, si capisce? Si capisce? Quindi ok, ragazzi, andiamo a creare un vampiro o una vampira. Io ho pensato di farla donna, mi piace di più, preferisco una vampira. Quindi andiamo direttamente a creare una vampira. Allora, questa vampira io l'ho chiamata Vardy Blood. Che fantasia. Però la vorrei cambiare, quindi andiamo random, vediamo quando arriva quella che mi piace di più. Vediamo, no. No. No, non mi piace neanche una. No. 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 Ma vabbè, no. 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 One eternity later. Ok, partiamo da lei. Partiamo da lei. Vediamo, vediamo. No, corpo sovrappeso. E beh, una vampira che mangia tanto, ragazzi, è uscito sovrappeso. Beh, ci siamo quasi, diciamo che l'avevo già quasi fatta in sovrappeso, quindi andiamo a toglierle tutto. E ok, allora una bella vampira che ciuccia tanto sangue. Però a sto punto gli farei anche i piedi un po' più cicciotti. Non lunghi, cicciotti. Ok, dai. È abbastanza sovrappeso, povera vampira. Andiamo a vedere che cos'altro ci esce nella ruota. Ok, vediamo cos'altro esce. Vampiresco, bellissimo. Ok, allora andiamo a mettere una bella cicatrice. Allora, innanzitutto qua dobbiamo togliere tutto. Tutto, ok. Eccola. Graffio vampiresco. Mi piace, mi piace. Ok, andiamo a vedere che cos'altro ci chiede la ruota. Vediamo che cos'altro esce nella ruota. Oh, sì, make up a scelta, meno male, meno male. Che bello che posso metterle il make up che voglio. Un trucco da vampira. Vediamo, tipo così. No, oddio, non mi piace. No. No. Oddio, no.
Non lo so. Non mi fa impazzire. One eternity later. Ma già così è meglio. Eyeliner. Il bello è che l'altra opzione di make up, questa era il make up a scelta, l'altra opzione di make up era make up esagerato. Quindi praticamente come se avessi scelto l'altro, come se fosse uscito l'altro sulla ruota. Sì, ma mi piace questo. Mi piace questo, dai, è carino. Guance. Vabbè, ma è una vampira. Dai, mi piace questo. Sulle labbra voglio qualcosa di, sì, bello scuro. Anche questo è bello. Però vediamo quelli matte. Beh, raga, io non so voi, ma io adoro i rossetti matte. Tipo, viola è carino. Così è bello. Così, bello. Mi piace. Vediamo un attimo però sugli occhi se riesco a farlo. Bella. Mi piace. Vediamo invece sulle guance, tutte in tema. Come piace a me. Oh, ma io voglio lo stesso viola. Perché non c'è? Io la voglio tutta incordinata. No, non mi piace. Così nemmeno. Va bene così. Mi piace. Vediamo cos'altro esce dalla ruota. Vediamo. Dai, speriamo qualcos'altro che posso mettere io. Che posso decidere io. Wow. Bocca normale con rossetto rosso. No. Ma come? Uffa. Adesso devo cambiare tutto il make up. Mannaggia la miseria. Uffa. Ok, andiamo a cambiare rossetto. Questo non è rosso, neanche questo. Questo è rosso. Oh, uffa, però non è giusto. Mi piaceva viola. Vabbè, lo facciamo rosso scuro e andiamo a sto punto a cambiare il make up. Sì, ma il make up non c'è il rosso. È un po'... Oddio mio, no! Cosa? Però forse è troppo. Che dite? Devo cambiarlo il make-up? È troppo così. Vediamo qualcos'altro. Mi piace questo perché è più cattivo. Lasciamo questo. Sto di nuovo modificando il make-up. Vabbè. Ok, dai, lasciamo così, basta. Vediamo cos'altro esce. Speriamo qualcosa di carino. Orecchie appuntite, mi piace. Ok, orecchie appuntite in realtà già ce l'ha, quindi va bene, le possiamo lasciare quelle o al massimo andiamo a modificare quelle che già ha. Dai. Andiamo un attimo a modificare le orecchie. Sì, mi piacciono le orecchie appuntite. Sono giganti. Andiamo un attimo a vedere se si possono rimpicciolire un po'. Eccoci qui, vediamo un po'. Dai, qualcosa di carino. Oh, denti carini. Mi piace. Vabbè, i denti, a me piacciono questi, sì, mi piacciono tanto questi, sopra e sotto. Una bella vampirella con quattro dentoni. Andiamo a vedere che cos'altro ci riserva la nostra ruota. Sopracciglia lisce, che bello! Mi stanno uscendo praticamente tutte cose che mi piacciono. Già queste che ha non mi dispiacciono. Vediamo qualcosa di un po' più delicato. Sì, mi piacciono. Queste sono bellissime. Eccoci qua. No! Ma no! Ma che vampira cattiva è con gli abiti color pastello, ma dai! Ma io non la voglio con gli abiti color pastello! Ma io
Cioè, me la immaginavo con un bell'abito rosso e nero, tipo questo, così. Ma no, un pastello! Cioè, finora erano uscite tutte cose che mi piacevano. Ho detto, wow, che bello! Come sono fortunata! Una bella vampira vestita così, non si può vedere. Un'idea. Turtle, mannaggia a te! Ma dai ragazzi, ma una vampira con gli abiti pastello, mi ha rovinato la vampira questa cosa. Ma perché praticamente lei non vuole farlo sapere a tutti che è una vampira, quindi non si veste da vampira, no? Si veste da persona normale, con classe però, e non vuole farlo sapere a tutti, quindi non si veste da vampira. Peccato che ha il viso, i denti e le orecchie che sono prettamente da vampira, ma vabbè. Oh, questo mi piace. Verdino. Questo abito verdino. Posso rigirare la ruota? Bianco, ma sembra una sposina. Dai, così. Visto che le scarpe non me le richiede, gliele metto io. Cioè, visto che nella ruota le scarpe non ci sono, le metto le décolleté nere. Ok, vediamo cos'altro esce. Non sono rimaste molte opzioni, eh. Vediamo, vediamo. Occhi, occhiaie molto pronunciate, ma uffa, vabbè, però ci sta, per essere una vampira ci sta, dai. Vediamo un attimo queste occhiaie pronunciate. Ragazzi, non le ho mai usate le occhiaie. Ah, ma questo forse era questo, quello che chiedeva all'inizio. Orbite, mi piace più questa. Questo mi piace. Io direi che va bene così. Ok, solo questo. Sto barando alla grande. Intanto vediamo i capelli. Che sta povera vampira si è ritrovata così in cast. Io la faccio carina, raga. Allora, vediamo sti capelli. Non sono malvagi. Mi piace di più, è più aggressivo con i capelli ricci. Ok. Poi, visto che non mi ha detto niente riguardo le unghie, io gliele metterei super super lunghissime nere, così mi piace. O anche così, vediamo. Sì, ancora meglio. Vediamo cos'altro esce nella ruota. Dai, qualcosa che mi piace, dai. Dai, 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 dai. Oh! Guance piccola crepa. Sì, mi piace. Come la mettiamo? Piccola crepa. Quindi tipo così? Sì. Mi piace questa. Ok, era l'ultimo dolcetto scherzetto della ruota, quindi io, cioè, vado a mettere qualcosa che piace a me, tipo una collana, questa, un tinta col vestito, no, rossa, o mettiamo questa. È bella anche questa, così, sì. Mi piace di più, più semplice, mi piace. Le scarpe le abbiamo messe, i capelli li abbiamo messi, dobbiamo mettere i tratti. Vuoi distruggere le vite amorose di tutti i sim, inclusa la propria? Io metterei questo, non flirtante, ghiottona, e si vede. E poi metterei perfida. Vediamo un po' che mettiamo. I colori che le piacciono sono sicuramente il rosso, il nero, a quanto pare il rosa. Poi genere musicale mettiamo musica metal, musica barocca, no, musica classica, sì. Odia la musica da DJ. Poi mettiamo attività, le piace succhiare il sangue. Non c'è questa opzione, vero? Vabbè, non le piace fare niente a parte quello. A lei piace molto l'arredamento contemporaneo. Eccola qua. Ecco qua la mia party blood. Però ragazzi, io quasi quasi, visto che tanto posso cambiare le cose come mi pare. Mi piace di più, è più cattiva così. Che dite? Io quasi quasi andrei a mettere colore della pelle, mettere no, 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 non mi piace. Ecco, così, bella bianchissima,
Beh, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate di questa party. Ok, ragazzi, anche questa collaborazione è finita. Io mi sono divertita da matti. Fatemi sapere voi se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se non ancora vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. E se volete supportare il mio canale, condividete, condividete, condividete questo video e altri video. Vi lascio in descrizione anche i link di tutte le mie amiche che hanno partecipato a questa collaborazione. Un bacione ciccione a tutti, alla prossima! Ciao! Sì, no no no, shuri 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 shuri, wow wow! Vediamo un attimo che cosa ci esce. Già comincio a fare gli strafalcioni e vai, evviva! Intanto qua c'è il mondo, è il caos direi. Come cominciamo? A me è arrivata la ruota di Turtle Turtle Alpha. Se non ancora vi siete... Oh, porca zozza!